Le attuali terapie per l'emicrania comprendono i farmaci acuti, i farmaci preventivi e le terapie non farmacologiche. Va sottolineato che la terapia farmacologica è il cardine per la cura dell'emicrania, poiché vi sono evidenze limitate a supporto di un uso più ampio delle terapie non farmacologiche. I farmaci acuti, come suggerito dal nome stesso, vengono utilizzati per trattare l'attacco acuto e dovrebbero essere assunti all'inizio della fase cefalalgica, quando il dolore è ancora lieve. Ciò aumenta la possibilità di successo terapeutico, ma è necessaria cautela per evitare un non regolare uso eccessivo di questi farmaci che può contribuire all'insorgenza della cefalea d'abuso di farmaci. Si raccomanda di offrire una terapia per l'attacco acuto a tutti i pazienti con emicrania. I farmaci acuti con efficacia basata su evidenze scientifiche sono gli antinfiammatori non steroidei, i triptani, i gepanti e i deitani, mentre gli oppioidi, i barbiturici e gli alcaloidi dell'ergo ettorale sono considerati farmaci da evitare. Gli antiemetici orali sono utili aggiunte in quei pazienti che presentano nausea e o vomito durante i loro attacchi di emicrania. La cura dell'emicrania inizia spesso con l'autogestione. In effetti, molti pazienti si autogestiscono assumendo farmaci antinfiammatori non steroidei, come ad esempio l'ibuprofene, l'aspirina e il diclofenaco potassico, che vengono venduti come analgesici da banco. Se l'autogestione non è sufficiente a portare a un ottimo controllo del dolore emicranico, è allora necessario impostare una terapia specifica per l'emicrania che va mantenuta nell'ambito delle cure primarie. I medici di base possono effettuare una diagnosi di emicrania sulla base della storia medica del paziente, possono escludere forme di cefalee secondarie ed impostare una terapia seguendo gli algoritmi terapeutici fondati su evidenze scientifiche. Il rinvio a cure specialistiche dovrebbe essere limitato solo a quei casi in cui la diagnosi di emicrania è difficile, in pazienti con emicrania difficile da trattare o con comorbidità. Ad esempio, si raccomanda che le persone con emicrania croniche siano indirizzate a cure specialistiche. I farmaci preventivi mirano alla riduzione della frequenza degli attacchi di emicrania, della durata e o dell'intensità del dolore emicranico. L'inizio della terapia preventiva è deciso caso per caso, ma comunemente si raccomanda di iniziare una terapia di prevenzione nel caso in cui l'emicrania comporta una continua compromissione della qualità di vita del paziente, nonostante un uso ottimale della terapia per l'attacco acuto. Un'ulteriore indicazione per la terapia preventiva è l'uso eccessivo di farmaci acuti. Per anni le opzioni per la prevenzione dell'emicrania sono state orientate verso farmaci creati per altre malattie che si sono dimostrati sicuri ed efficaci anche per l'emicrania. Questi sono gli antidepressivi, gli antipertensivi, gli antiepilettici e la tossina botulinica di tipo A. Ora, è emersa una nuova classe di farmaci preventivi specifici per l'emicrania che ha come bersaglio la molecola di segnalazione CGRP o il suo recettore. In molti paesi, e le restrizioni normative limitano l'uso della tossina botulinica di tipo A e delle terapie mirate alla CGRP solo a quei pazienti con emicrania che hanno fallito altre terapie di prevenzione o in cui queste terapie sono controindicate. Va notato che queste restrizioni sono dovute al fatto che la tossina botulinica di tipo A e le terapie mirate al CGRP sono più costose e meno accessibili rispetto all'uso off-label di antidepressivi, antipertensivi e antiepilettici. Le terapie non farmacologiche possono anche essere utilizzate per la cura dell'emicrania in associazione a farmaci acuti e preventivi o al loro posto se queste terapie sono controindicate. Vi sono evidenze a supporto dell'uso di dispositivi neuromodulatori non invasivi. Inoltre, la terapia biocomportamentale può anche essere un'ottima opzione da considerare in quei pazienti idonei. Ultimo, ma certamente non meno importante, i cambiamenti nello stile di vita possono giovare a quei pazienti con emicrania che hanno una scarsa qualità del sonno, elevati livelli di stress e o di attività fisica, sebbene qualsiasi cambiamento non dovrebbe comportare un comportamento di evitamento non necessario.